Pizzo, docente di storia della medicina alla Sapienza. Grazie. E autore insieme al nostro Federico Taddia del libro Perché si dice 33 la medicina spiegata ai bambini. Allora, nel libro lei dice ai bambini che probabilmente vivranno fino a 100 anni, è così? Sì, è così. No, è più un auspicio. In realtà noi guadagniamo, come aspettativa di vita, ogni anno guadagniamo 3 mesi. Cioè, ogni 4 anni un bambino ha un'aspettativa di vita di più di un anno. Poi è uscito diversi articoli, alcuni anni fa, uno studio danese importante, che diceva che metà dei bambini britannici nati dal 2000 in poi arriveranno a 100 anni. Sono usciti altri studi che confermano questa cosa. Quindi davvero l'aspettativa è vera, insomma. E questo perché? Perché si potranno sempre curare più malattie. Si potranno curare più malattie, questo è, diciamo, abbastanza chiaro. Se noi basta riflettere sul fatto che i nostri nonni, per esempio, non curavano il morbillo, i nostri genitori non curavano l'epatite. Noi oggi curiamo l'epatite A, la preveniamo con i vaccini A e B, da qualche mese curiamo anche l'epatite C. Muriamo sempre meno di cancro, riusciamo a curarlo sempre di più. Adesso, certo, tutte le malattie non riusciremo, ma ogni anno noi guadagniamo terreno sulle malattie. Allora, dei vaccini parliamo dopo in maniera più specifica, sì. Ma intanto ai bambini si deve parlare di tutto, delle malattie, anche quelle rare, le cose più brutte? Beh, ci sono, come dire, due grandi interpretazioni della pedagogia. Quelli che ritengono che bisogna un po' tutelare i bambini, raccontargli la più morbida, invece la letteratura, per esempio, nordica, sostiene che bisogna dirle le cose fin da piccoli. Io appartengo a questa seconda interpretazione. C'è da dire che o la divulgazione si fa da piccoli o non si fa più, perché è solo lì che si può davvero impattare. E secondo me in Italia, con i casi Stamina, con queste cure alternative al cancro, secondo me è davvero bene iniziare fin da piccoli a spiegare di che si tratta. Gli adulti parlano volentieri di questi argomenti? Gli adulti parlano volentieri di questi argomenti, naturalmente bisogna vedere che cosa poi succede quando, per esempio, dei genitori, noi sappiamo che molti genitori, per esempio, sono contrari ai farmaci, adesso ai vaccini, appunto, lì è molto complicato. L'auspicio è che, appunto, i bambini, ci sono degli esperimenti che ci fanno vedere, per esempio, che quando non sono, per esempio, ci sono genitori che hanno questa moda naturista molto forte e crescono i bambini senza i vaccini, poi dopo i bambini quando crescono alla maggiore età, non si sa se per opposizione ai genitori, però di fatto si vaccinano. C'è un effetto boomerang. Dunque, lei sostiene che la prima medicina sia l'alimentazione, in che senso? Beh, è una vecchia storia, inizia da Ippocrate nel V secolo avanti Cristo. È vero che, diciamo, mangiare bene, un regime alimentare corretto ci fa vivere meglio e di più. Certo è che gli studi oggi dicono diverse cose. Sappiamo che mangiare troppo, per esempio, è un fatto anche culturale, il cibo. Per esempio la generazione del dopoguerra mangia. Oggi noi sappiamo che non è così. Tra le altre cose, l'OMS dice una cosa molto interessante, che le nonne sono a causa dell'obesità dei bambini, perché hanno questa cultura del dar da mangiare molto. E insomma, questo va tenuto sotto controllo. Noi in Italia siamo molto fortunati, perché la dieta mediterranea, diversi studi lo provano in maniera inequivocabile, è una specie di farmacopea, una specie di farmaco naturale. Abbiamo l'olio, abbiamo il vino, abbiamo diverse cose naturali che ci fanno vivere di più. Noi siamo dei grandi paesi europei. L'Italia è il secondo paese più longevo al mondo dopo il Giappone. Abbiamo sicuramente motivo anche nell'alimentazione. Senta, arriviamo ai vaccini. Nota dolente. Perché fanno così tanta paura? Di chi è la colpa? Beh, ci sono ricerche interessantissime. Io a questo poi ho dedicato proprio un libro. Innanzitutto sfatiamo un fatto controintuitivo. I genitori che non vaccinano i bambini sono i genitori istruiti e benestanti, cioè la fascia alta della popolazione. Questo è valido in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. Sono dati solidissimi, sono la fascia alta della popolazione che leggono, si informano molto, però si informano su internet. Il Censis lo dice molto chiaramente. Su internet noi troviamo troppe informazioni e questo sovraccarico, poi ne troviamo moltissime naturalmente false, questo sovraccarico di informazioni e informazioni che hanno a vedere con il rischio fanno scattare dei meccanismi nel nostro cervello di cura della prole, per cui noi, i genitori, stanno molto, diciamo, dubitano. Una parte dei genitori, intorno dal 5 al 15% dubitano. Poi, ritorno a parlare, molti genitori, appunto, una parte anche qui più o meno intorno al 15% è favorevole alle terapie alternative, all'omeopatia. Noi sappiamo che l'atteggiamento omeopatico è tendenzialmente contrario a questo tipo di intervento. Quindi voi spiegate ai bambini, no, cosa è il vaccino nel libro, e cosa gli spiegate?
Noi bambini gli spieghiamo praticamente che il vaccino è una forma, innanzitutto una storia vecchia che inizia nel 1500, sono stati i primi funzionari, diciamo, cinesi, poi dopo arriva, la raccontiamo sempre attraverso le storie, poi dopo arriva in Europa ed è semplicemente una forma di attenuazione della malattia. Si prendono persone che hanno una forma attenuata, inizia tutto col vaiolo, si fanno ammalare le persone, passando delle pustole e facendo delle scarificazioni sulla spalla e si passa a questa forma attenuata di vaiolo. Così quando arrivano le grandi pestilenze, queste persone che hanno sviluppato l'immunità sono immuni anche al vaiolo. E Jenner, che è il padre della vaccinazione, si era reso conto di questa cosa per una cosa molto simpatica, cioè per il fatto che lui si era reso conto che le mungitrici, che mungevano appunto le vacche, erano sempre immuni dal vaiolo. Allora cercò di andare a capire com'era questa questione e si rese conto che le vacche avevano una forma di vaiolo, che era un vaiolo molto tenue, che non faceva mai male all'uomo, però lo rendeva immune. E quindi lui prese il vaiolo delle vacche e faceva girare i medici con queste vacche, col vaiolo, e pungeva sulla spalla i bambini che prendevano questa forma attenuata e i bambini e tutta la popolazione naturalmente rimaneva immunizzata a vita. Inizia l'esperienza, il progresso. Allora, Andrea Grignolio, Federico Taddia, perché si dice 33? Compratelo così saprete anche perché si dice 33. Grazie. Grazie.